Ciao a tutti, innanzitutto sono felice di essere qui. Quando sei in mezzo ai ragazzi, quando sei in mezzo ai giovani, fa sempre piacere poter parlare e poter dire quello che si pensa. Io credo che chiunque faccia sport e chiunque vuole fare qualcosa per migliorare nello sport deve avere un concetto molto importante. Interrompo un attimo perché ho qui in viva voce adesso Willy Boselli. Ci sta Alberto, ci stanno tutti qua, ci sono i ragazzi. Riesci a darci un saluto? Alza un po' la voce! Abbraccio a tutti! Anche questo! Ti abbracciamo tutti! Ciao Willy, ci sentiamo! Ciao! Stavo dicendo che la cosa importante quando uno fa dello sport ci deve essere qualcosa che un obiettivo. L'obiettivo non è diventare il più bravo di tutti o battere tutti gli altri. Il primo obiettivo di chi fa dello sport è imparare a battere se stesso. E se impara a battere se stesso comincia a essere un campione. Che il campione non è colui che vince solo e batte tutti gli altri. Il campione è colui che riesce a battere e riesce a dare il meglio di se stesso per fare il miglior risultato che può fare. Ma non solo nello sport, perché lo sport lo insegna poi nella vita. Non si può andare a fare allenamento perché mi interessa poco, o lo faccio perché lo fanno gli altri. Perdo solo tempo. Se voglio giocare con la palla per fare qualcosa, sto da solo, non vado con gli altri. In quanti di voi hanno giocato con la PlayStation? No, Xbox. Aspettiamo. Quando giocavate con la PlayStation verso l'una e la mamma vi chiamava, diceva vieni pronto a mangiare, cosa rispondevate? Un attimo, devo finire, perché eravate talmente concentrati che non avevate tempo di ascoltare gli altri. E perché le stesse cose? Gira un'altra volta davanti e facciamo un altro passaggio. Perché? Questo è determinante per voi, è determinante il fatto che voi riuscite a fare in modo che quando andate a fare allenamento volete migliorare. Non esiste un buon allenamento senza un miglioramento, non basta l'allenatore. L'allenatore vi dà da mangiare qualcosa che voi tramutate in quello che avete capito. Ma se non c'è l'attenzione durante l'allenamento è difficile che migliorate. Io quando insegnavo a tirare i miei giocatori, ma anche in Serie A, lavoravo per migliorare. Dopo 4 mesi io passavo e se uno sbagliava gli dicevo perché hai sbagliato? E lui mi diceva perché ho le gambe troppo strette, sono arrivato male, il gomito fuori. Era uno che sapeva correggersi da solo. Se andavo da uno e gli dicevo perché hai sbagliato e non lo sapevo, aveva perso 4 mesi lui e 4 mesi. Un giocatore che dopo avergli spiegato tutto non sa correggersi, vuol dire che non è stato attento, non può raccontare nient'altro che questo. E siete voi quelli che potete migliorare. È la vostra volontà, è il vostro desiderio. Quanti desideri noi abbiamo e ci creiamo, vogliamo arrivare là, là, ci piacerebbe arrivare là, i desideri non hanno limiti. I desideri sono infiniti. Siete voi che create i limiti ai desideri. Lo create nella pallacanestro e in tutto il resto. La vita è meravigliosa, se sapete cos'è la vita. Se sapete che il più bel regalo che voi avete avuto ve l'ha fatto vostro padre e vostra madre, è la vita. Quando cominciate a rispettare quella, diventa più facile fare tutto. Ma se non sapete rispettare questo regalo meraviglioso, tutto diventa... Andiamo perché gli altri lo fanno, andiamo perché gli altri ci vestiamo perché siamo di moda, siamo tutti vestiti uguali. Abbiamo bisogno di tutti il telefonino per poter fare qualcosa di più.
e se ve lo porto via a casa vengono i genitori che si arrabbiano perché avevano portato via il telefonino. La realtà è che ogni cosa ha un significato e ha un valore, anche il telefonino. Per telefonare in marcia e mandare un messaggio. Tutto il resto lo faccio quando non so cosa fare. Fate l'accesso, così non perdete tempo. Ma se perdete tempo col telefonino per delle banalità che state a cercare qualcosa, diventa un'abitudine mentale. Ricordatevi che il telefonino, che il televisore, che il computer vi mette una tenda sulla testa, perché parla solo lui, voi non parlate mai. Il computer la subisce solo lui, il telefonino parla solo lui e la televisione parla solo lei. E qual è il problema? Che fate fatica a parlare fra di voi, avete sempre un problema di dialogare con gli altri e questo diventa sempre più difficile. Viviamo in un mondo dove siamo da soli, dove ci stiamo bene con niente, che non sia un dialogo fra le persone. Sei d'accordo? Ho detto parlare, ce lo condividiamo. È giusto? E credo che questo sia importante, molto importante. Lui si diverte molto, lo sai? È mezz'ora che chiacchieri, parli, ti diverti. Se non ti va bene puoi andare via, non è obbligatorio stare qui. E non è obbligatorio ascoltare. Sei libero. E questo per me è molto importante. Perché qualcuno, e avete bisogno sempre di cercare di riempire una giornata nella maniera migliore. Siamo preoccupati perché ci siamo divertiti l'anno scorso ed è stato troppo tempo e troppo veloce andare via il passato. Abbiamo una fretta immediata del futuro e non vediamo l'ora che venga il futuro. Ma ricordatevi, vivete oggi, qui, adesso. E non sapete se domani ci siete. Perciò la vita va vissuta ogni giorno bene, da quando ci si alza la mattina e quando si comincia a fare. E ogni cosa che faccio la devo fare nel migliore dei modi. Perché sennò ho perso del tempo. Sennò l'ho buttato via. E buttare via del tempo è una delle cose che non potete sapere. Non c'è niente che gratifichi delle cose più semplici. Siamo legati ai soldi, siamo legati ai beni materiali, siamo legati a delle cose che va sempre peggio. Voi che siete giovani potete cambiare qualcosa, se avete la voglia di volerlo cambiare. Io vi dico che quando mi hanno detto che avevo un tumore, pensavo di morire. E ho pensato che mi portavo via mia mamma, mio babbo, nei ricordi, mia moglie, le mie figlie, gli amici e qualche emozione. Non mi è venuto in mente di avere una macchina, una casa, un orologio. Quando si va via della vita si porta via le cose più belle, che sono queste. Però cominciate a pensare un po' più aperto. Cominciate a pensare che un amico è un amico. Che un amico è una persona che ci può dare qualcosa e noi possiamo dare. Non c'è niente di più bello stare insieme degli altri amici, parlare e confrontarci, perché diventiamo un po' più ricchi. Se non parliamo con le altre persone, rimaniamo quello che siamo. Questa è la vostra forza, perché solo avere la volontà di fare il meglio di quello che facciamo ci permette di crescere. Se no, seguiamo quello che il mondo ci fa fare. Accumuliamo, conserviamo, cerchiamo di avere più possibile. Sapete, non vi faccio la domanda, ma non siamo più curiosi, non ci stupiamo più, non ci meravigliamo più, non ci emozioniamo più. È questa la vita. Il resto non è la vita. La curiosità è quella che ci fa migliorare, ci fa sapere. Lo stupore che ci porta emozioni. E lo stupore lo trovate nel guardare un tramonto, un'alba. Provate in 5-6 andare a vedere un tramonto e quando è finito ognuno dice cosa ha visto. Ognuno ha visto una cosa diversa. Il tramonto è lo stesso, il sole che va nell'acqua è uguale, però ognuno nota qualcosa diverso perché siamo diversi. E quando andrete a vedere un tramonto, quei quattro compagni o quei quattro amici o quei quattro amici che erano con voi, ve le ricorderete per sempre. Questo è quello che può dare la vostra forza, la vostra crescita. Quanto è i genitori che rompono le scatole e vi chiedono di studiare, di andare a scuola, cosa gliene frega i genitori se studiate o no? Provate a pensarlo un attimo.
ne hanno un vantaggio? I vostri genitori, se voi studiate, hanno un vantaggio? Hanno un beneficio in più? Pensano che voi potete affrontare la vita con più cultura, perché non è tanto il voto ma il sapere, e se avete più cultura sarà più facile. Se i vostri allenatori vi chiedono di impegnarvi, vi sono addosso, hanno un interesse se migliorate, pensate guadagnano di più, pensate che hanno più potere, lo fanno per voi, possono sbagliare e fare bene, come facciamo tutti. Il coraggio di allenarsi e cercare di fare sempre il massimo porta continuamente un errore, ma è solo con gli errori che miglioriamo. C'è un proverbio che dice sbagliando si impara, ed è la realtà. Il giorno che non ci sarà più l'errore di fianco a me, o sono morto o non ci sono più con la mia testa. Il coraggio di sbagliare per migliorare un esercizio si fa al massimo sbagliando, perché se sbaglio miglioro. Voi pensate a un trapezista, avete tutti presente quello trapezista del circo, quelli che fanno il salto mortale, si attaccano uno all'altro, l'avete visti? Mai per televisione, benissimo. Loro fanno due salti mortali, si attaccano le mani, arriva un altro e fanno un salto mortale e dopo due si attaccano. Cosa pensate voi? Che durante la settimana ne fanno uno per allenarsi o tre? Io penso tre, perché così sono sicuri che due le faranno ugualmente. È uguale che si allena, non è vero che allenandosi meno, come dicono molti del calcio. Io sono in contatto con Ancelotti e da anni seguo con Ancelotti. Io sono andato al Real Madrid e voi conoscete Ronaldo? Sì. Benissimo, è quello che si allena più di tutti. All'undici di mattina, quando tutti stanno a casa, lui va col preparatore e fa due ore di allenamento. Dice, ma è molto bravo, sì è molto bravo, ma se l'è guadagnato quel bravo. Non è che è bravo perché è venuto dal cielo e gli hanno fatto una cerimonia. Aveva il talento, ma lui non è mai contento. E io a mangiare un mezzogiorno gli ho detto, ma dopo fece 4-0 una partita e mancavano 3 minuti. Dico, ma hai festeggiato da morire sul 4-0? E lui mi ha detto, io gioco per far gol e se non faccio gol non mi diverto. Allora il campione è quello che fa un po' più degli altri, non meno. Non dice, ma ha più talento. Ma più talento ci ha lavorato sopra. E ognuno di voi può diventare un campione di se stesso, perché può battere gli altri e non sentirsi mai un perdente. E vi spiego la parola perdente, vincente e vinto. Se io corro i 100 metri con Bolt, lui le fa in 9,74, io le faccio in 30 secondi. Partenza, via e andiamo. Lui arriva e le fa sempre il 9,76. Io l'ho fatto in 29 secondi. Sono un perdente o sono un vinto? Un vinto. I perdenti sono quelli che vanno dentro e accettano quello che viene. I perdenti sono quelli che prima di una partita cominciano a guardare il parquet e dicono, non è buono questo qui. Il tabellone è troppo duro. C'è un pubblico tutto vicino degli arbitri. Loro hanno già preparato la sconfitta. Sono già pronti che se si perde hanno già detto a tutti che l'aveva detto prima. Un campione va in campo, guarda che maglia hanno gli altri, poi non può sapere. Un campione è quello che non aspetta cosa succede, la fa succedere. Io adesso alla fine del mese vado con Cassani con la nazionale ciclisti che va alle Olimpiadi. Mi ha chiesto di aiutarlo un po' da far da mental coach. E la realtà è quella, non aspetti la fuga buona o il momento buono, quello buono lo fai tu, poi non devi essere male, ma sei tu che condizioni il momento, sei tu che in un gruppo sai dare qualcosa in più che gli altri non danno. E proviamo a essere un po' più buoni e un po' più gentili, poi ognuno la pensa come vuole, ma quelli buoni sono i più forti. Quelli che fanno i più forti sono i più deboli. È più difficile perdonare che essere arrabbiati, ma perdonare senza perdono. E credo questo sia una cosa che ci fa più ricchi, ci fa veramente più forti. Sappiamo vivere in questo mondo bene, non solo nella paracaresta, ma nel modo di porci verso gli altri. Perché come ci poniamo verso gli altri, quello che siamo, e lo dimostriamo.
Perciò io credo che ognuno di voi può diventare un campione per se stesso. Quando alla fine che ha giocato, può giocare in Serie D, C, B, A, NBA, qualsiasi luogo che gioca, ma se alla fine da se stesso ha tirato fuori il meglio, innanzitutto è una grande lezione per sé, ma sarà capace di farlo nella vita. E uno che sa affrontare la vita, guardandola agli occhi, senza doversi inchinare mai nessuno, perché i grandi non vogliono che nessuno si inchini davanti a loro, ma neanche loro si inchinano verso i grandi. I deboli sono quelli che, quelli più deboli di loro si inchinano e quelli più grandi si inchinano. Non abbiamo bisogno di persone che si inchinano, abbiamo bisogno di persone che si guardano negli occhi. Se lo farete nello sport, lo farete nella vita e la vita sarà più bella. Grazie per avermi. Parlo io, che dico, scusate, la verità è quella, no? Io non posso soltanto che naturalmente ringraziarvi, veramente non lo faccio con affetto, e se mi consenti ovviamente lo faccio da presidente a presidente, no? Io sono presidente vostro, tu è presidente della Virtus Bologna. Ma l'importante è fare meglio il proprio. L'importante è fare meglio e fare bene le proprie cose. L'augurio che io faccio a me innanzitutto, no? Poi l'augurio che faccio a voi, soprattutto lo faccio con maggiore enfasi, con maggiore entusiasmo e col cuore veramente, è che abbiate almeno percepito, d'accordo? Un 20-30% quello che ci ha raccontato a te. Perché, 100%? No, io sono più contento pure se hanno percepito alcuni passaggi molto molto importanti, no? E questo è un augurio che io faccio a voi, perché io spero che domani buona parte di quelli che oggi è la nostra risorsa essenziale, quelli che sono gli atleti, domani potranno prendere il nostro posto, d'accordo? E così rinnovare di generazione in generazione quella che è una bella iniziativa che è cominciata 40 anni fa. Per cui permettetemi di ringraziare innanzitutto tutti i soci della mia associazione, tutti i tecnici, ringrazio voi, ringrazio gli ospiti. Questo devo dire più. Grazie di averci regalato questo sogno. Grazie a voi di essere stato. Seduta e to. Gli appuntamenti per domani, bienvenuti ai ragazzi. Gli appuntamenti per domani.